Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente, dopo una lunghissima attesa, da pochi minuti sono usciti i primi spoiler del capitolo 1105. Prima di iniziare con gli spoiler ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare appunto il lavoro che faccio qui su YouTube, ma vi ricordo anche di seguirmi sui vari social e anche sul canale Telegram per essere sempre aggiornati sulle news dal mondo di One Piece e non solo, tutti i link che trovate qui sotto in descrizione. Come detto nell'intro del video, finalmente ci siamo, sono usciti i primi spoiler del capitolo 1105 che andremo a leggere tra poco, finalmente dopo una lunga lista di hint che ci avevano dato anche chissà quale capitolo dovrebbe arrivare appunto questa settimana, però dagli spoiler non ci sono proprio che grandi notizie, ma andiamo con calma. Quindi capitolo 1105 che inizia proprio ora con gli spoiler. Allora iniziamo a vedere, finalmente ci eravamo fatti tante teorie su Ruffy, dove era andato a finire, ma ovviamente dove poteva andare se non a mangiare vicino alla macchina del cibo che avevamo visto già a inizio saga. Intanto per quanto riguarda Kizaru, vediamo che distrugge il tubo dove c'è il collegamento con il Lavo Face dove stavano portando Kuma, quindi probabilmente sta sabotando il salvataggio di Kuma nel Lavo Face dove Vegapunk l'aveva chiesto ad Atlas di portare Kuma. Abbiamo scene panoramiche diverse, viene detto, ma non con chi, probabilmente ci sarà anche questo tanto atteso scontro tra Sanji e Kizaru, questo ancora non c'è la conferma, ma a quanto pare gli hint spoiler appunto ci dicevano che probabilmente Sanji era al centro del capitolo. Questo poi lo vedremo ovviamente nel corso dei vari spoiler che usciranno da oggi in poi. Il capitolo appunto finisce con una grande sorpresa, infatti c'è una nave della marina che viene distrutta, una delle navi, anzi più navi iniziano ad essere distrutte, quelle che stanno appunto per preparare il buster call chiamato su Egghead, e c'è un ordine di evacuazione dei tecnici, appunto tutta la squadra della marina che iniziano a scappare sull'isola visto che sta arrivando il buster call, ma attualmente qualcuno dei marine chiama a Kizaru, all'ammiraglio Kizaru, dicendo stanno andando ad Egghead, quindi qualcuno sta arrivando su Egghead. Chi sono? I tirapiedi, quindi di Barba Nera, avevamo visto la zatteraccia che appunto si avvicinava a Egghead, saranno loro? Probabilmente sì, oppure c'è un'altra teoria che riguarda appunto i rivoluzionari che hanno seguito Kuma nel corso del suo viaggio verso Egghead, però questo al momento ancora non c'è dato sapere. Fatemi sapere invece la vostra nei commenti, secondo voi cosa succederà in questo capitolo dagli spoiler, chi potrebbe essere questo fantomatico gruppo che sta andando ad Egghead, fatemi sapere la vostra nei commenti e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao!